Fondarono Nevermore nel 1791 per quelli come noi. Reietti, strambi, mostri. Inserisci il tuo gruppo di emarginati preferito. Risparmiate il discorsetto imbonitore. Non intendo restare qui a lungo. Perché no? L'idea è dei miei genitori. Oh, guarda. Ecco mia madre con il suo ghigno. Hanno cercato ogni scusa per mandarmi qui. Fa parte del loro piano nefasto. Un piano scontato. Quale piano? Trasformarmi in una copia di loro stessi. Allora forse potresti chiarirmi una cosa. Si dice che tu abbia ucciso un ragazzo alla tua vecchia scuola e che i tuoi ti abbiano fatta scagionare. Erano due ragazzi, ma chi tiene il conto? Benvenuta nel quadrato. È un pentagono. La gotica antipatica avrà anche funzionato alla scuola per normali. Però qui è diverso. Ti mostro la Wikipedia della scena sociale. Non mi interessa partecipare a cliché tribali adolescenziali. Butta queste informazioni nel tuo pozzo senza fondo di disprezzo. Ci sono molte varietà di reietti qui, ma le quattro principali sono gli zannati, i pelosi, i fattoni e gli squamati. Loro sono gli zannati, meglio noti come vampiri. Alcuni frequentano letteralmente la scuola da decenni. Quel branco di pazzerelli sono i pelosi, cioè i lupi mannari, come me. Quando c'è la luna piena c'è un po' di baccano. Ululano come lupi, ti suggerisco di procurarti delle cuffiette. Presumo che gli squamati siano sirene. Impari in fretta. E quella ragazza, Bianca Barclay, è ciò che più si avvicina alla regina della Nevermore. Anche se la sua corona ultimamente è a rischio, stava insieme all'artista tormentato della scuola Xavier Thorpe, ma si sono lasciati a inizio semestre. Motivo sconosciuto. Affascinante. Lo pensi anche tu? Il mio blog è la fonte numero uno del gossip di Nevermore. Ehi, Enid, non sai che cosa ho sentito sulla tua compagna di stanza? Mangia carne umana. Ha completamente divorato il ragazzo che ha ucciso. Guardati le spalle. Al contrario, invece, affetto i corpi delle mie vittime per darli in pasto ai miei animali domestici. Ehi, Jax, lei è la mia compagna di stanza mercoledì. Oh, sei in bianco e nero. Come un filtro di Instagram vivente. Ignoralo, i gorgoni passano troppo tempo a essere fatti. È carino, ma sciocco. La scuola è piccola e c'era poco online su di te. Dovresti iscriverti a Instagram, Snapchat e TikTok. Trovo i social media un vuoto succhianime di affermazioni senza senso.